Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Scusate la voce, però la Roma ha appena vinto il derby e quindi sono completamente svociato. Volevo dirvi che questo video purtroppo avrà una qualità audio un po' di merda perché è l'audio della videocamera, dato che quello del microfono non so perché non l'ha registrato, non solo in questo video ma anche in quegli altri due che ho registrato dopo e quindi me l'ha soppiata un po' leggermente nel culo. Comunque un video un po' diverso, spero che vi piaccia, lasciate un like e un commento, arriviamo a 30.000 se no vi spacco la nonna bella. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale, oggi siamo tornati sul telefono e oggi con noi c'è un ospite specialissimo. C'è questo ospite speciale e dato che ce l'è dobbiamo arrivare a 30.000 like perché c'è Ceres. Ceres, smettiti bene, fai vedere a tutti quanto sei carina. Sei carina? Ma sei carina? Ma stavi dormendo? Ma tu stavi dormendo e ti dici ma... Mi odio. Comunque signori, allora oggi siamo tornati sul telefono perché guardate che c'ho il cavo dietro, ok. Un giorno io vorrei proprio far vedere come registro, il bordello che c'è quando registro. Allora, oggi dato che siamo sul telefono, volevo fare un giochino, un video un po' così sciallo su Akinator. Che cos'è Akinator? Akinator praticamente è Dio. È Dio, lui sa tutto. Lui sa, percepisce tutto. Lui percepisce, sa e caga tutto. Vabbè, comunque, allora, se vedete la barra della batteria che scende tanto, è perché è attaccato con il cavo HDMI e il cavo HDMI succhia peggio di Paris Hilton durante il porno che ha fatto. Allora, noi penseremo a un personaggio e Akinator dovrà indovinarlo, dato che comunque non è che voglio fare. Pensiamo a George Clooney. Allora, cominciamo pensando al più importante del mondo, cioè a me. Allora, cominciamo. Grazie. Allora, il suo personaggio è una donna, credo di no, il pene, quindi non sono una donna, ma il suo personaggio è di nazione italiana. Da quel che so, io sono italiano. Ha più di 26 anni? No. Che poi tanta gente se lo chiede, c'ho 23 anni, raga. È diventato famoso grazie a YouTube. Beh, signori, cazzo, sì, sono il più famoso del mondo. Vivo a Torino. No, quello è Johnny Creek. È di Roma? Signori, ha un fratello? No. Stavo pensando a Ciccio Gamer, sicuramente. Gira video su FIFA? Sta insieme a Violetta. Perché pensa a Dexter? Io non sono il vostro caro Dexter. Porta spesso camicia a quadri. Signori! Signori, me la godo! Vive con un cane? Sì, ho un cane! Si arrabbia facilmente, molto facilmente. È grosso? No, con il proprio nome e cognome. Che cazzo, non lo so. Ha a che fare con Gesù. Ok, non lo so. Sì, no. Dai, ci stavi vicino. No. Sì, mi hai già chiesto se so di Roma. Probabilmente sì. A fratelli, no! Dai! Indovinato! Ha a che fare con Gesù secondo Akinator, grande! E viva l'ecclesiasticità! Ok, giocato. Personaggio già indovinato 50.000 volte! La gente mi ha cercato 50.000 volte su Akinator! How to basic voglio cercare, allora. No, videogiochi no. È una donna? No. Cioè, almeno non credo, dai piedi. È diventato famoso grazie a internet? Sì. Sì, cioè, reale, insomma. Ha a che fare con la musica? No. Agli occhi azzurri? Non lo so, dato che si vedono solo i piedi. Grazie a YouTube? Sì. Ha a che fare con il cibo? Sì. Sì, signori, l'ha preso. L'ha già preso. L'ha preso. L'ha preso AutoBasic. L'ha preso, grande AutoBasic. Sì, cazzo. Quante volte l'hanno cercato su Akinator? 860 volte. Ma perché io 50.000? Ma 50.000 sono tantissime. Allora, come terzo coso, io direi di cercare Anubi. Ma non ha a che fare con il mondo dei giochi? No. È maschio? Anubi, probabilmente sì, penso sia, penso che abbia il pene. Ha un cellulare? Non credo che abbia un cellulare Anubi. È un animale? Probabilmente. Compare nella Bibbia? No. Aspetta, perché mi ha chiesto è un animale che compare nella Bibbia? Ha le ali? Anubi ha le ali, devo cercare su Google. Non credo che abbia le ali, è un... Perché dovrebbe avere le ali Anubi? È un dio o una dea? Sì! È egiziano? Sì! Scompare. Che cazzo vuol dire scompare? È un leone? No, è un lupo. Di lupo. Lupo. Non puoi non indovinare Anubi, eh? Anubi! Signori, un mostro Akinator! Cioè, la gente 5.000 volte ha cercato Anubi. Ma perché? La topa. Cerchiamo Cicciolina. È un cantante? No, ma ha a che fare con i microfoni. Ha dei figli? Non lo so se Cicciolina abbia dei figli. Probabilmente qualcuno gli è scappato. È nato in Italia? È reale, molto reale. Forse anche troppo reale. Femmina? Sì, molto femmina. Ma già beccato! Ma perché femmina ha girato dei video porno? Comunque sì. È nato a Las Vegas. Perché devo cercare? Cioè, non posso cercare Cicciolina su Google. Poi mia madre apre il computer e vede l'ultima cosa, Cicciolina. Il suo personaggio recita il ruolo di Maya in Girl Meets World Riley il mondo? È un porno, non credo, non lo so. Cicciolina, non c'è sta il coso però, dai. Vediamo se indovina anche l'ultimo. 68.000 volte, ma l'ho cercato tante volte quante cicciolina. Era un po' complicata di sta cosa. Raga, guardate gli occhialetti swag. Allora. Chiamo Frax.
Il suo personaggio è femmina? No, non gliel'ho visto, ma sicuramente ha il pene. È nato in Italia? Sì, è nato in Italia. Ma ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Ha più di 26 anni? No. È più piccolo di me, Frax, per chi se lo chiedesse. Ha un canale YouTube di videogiochi? Ma come va a piarli così subito? Vive a Torino? No, quello è Johnny Creek, è di Roma? Sì, ora ha un fratello. È grosso. Beh, non è piccolo, Frax, comunque pesa 96 kg. Ha un tatuaggio? No, quello è Joker. Ha raggiunto più di 1 milione di iscritti. Che cazzo c'entra Favij? Ha la barba? Sì, molta barba, signori. Ha troppa barba, sì, viene su internet anche. Signori, l'ha preso. Signori, l'ha preso sicuramente. Ha preso? L'ha preso? L'ho preso? Godflox! Che foto, eh? Vediamo quante volte l'hanno cercato. Oh, più 50.000 sono una cifra, raga. E voglio vedere Favij quante volte l'hanno cercato su sto cazzo de coso. È famoso cazzo YouTube? Sì. Ha un fratello? Non lo so, non credo che abbia un fratello Favij, ma non lo so. Ha a che fare con Favij? È Favij? Ha mai leccato un martello? Ora mi dici, Miley Cyrus? Cosa c'entra con Favij? A meno che non se la sia trombata, ma non credo. Indossa qualsiasi un berretto. No, sì. Dai, l'ha preso, raga, ha preso Favij, dai. A parte di un gruppo di soli ragazzi. Non credo faccia orge gay, ma non credo. Berretto corona, non lo so. Ma chiesto se ha fatto un album Panini, ha a che fare con Dexter. Questo personaggio fa parte di un gioco horror. Non credo faccia parte di un gioco horror. Fa parte di Masters of Hardcore. No. Oh, raga, ma mi ha chiesto che ci ha fatto con Favij. Ci ha fatto l'album Panini. Non riesce a beccare Favij. Ama la Nutella? Penso, chi è che non ama la Nutella? Ha entrambi gli occhi. Lavora per Sky? Non ancora, ma... Il suo personaggio è famoso per i suoi disegni in bianco e nero? No! È un cantante rap? No! Di un gruppo di tre persone? No! Con le Stepney! È nato in Toscana? No! Con le Stepney! No! Con le Jumpitech! No! Chi è di Molfetta? Che grande Favij! Quante volte hanno indovinato? 90 milioni? Ma raga, hanno cercato più me che Favij su sto gioco! Il video per oggi è finito, spero vi sia piaciuto questo video un po' strano. Ditemi altre cose che posso fare col telefono, perché mi sto abbastanza scervellando per farli. E sinceramente io non so più cosa fare, perché ho finito un po', diciamo, le applicazioni, le idee. In realtà volevo fare un video in cui vi faccio vedere i miei primi post su Facebook, per proprio per piazza per culo proprio. Noi comunque sentiamo la prossima. Oppure volevo fare anche un video in cui facevo vedere tipo tutte le mie, non tutte, però qualche foto mia da bambino. Ditemi se vi piace come idea. Comunque arrivate a 30.000 like. Ci sentiamo alla prossima. Lascia un like, un commento. Bella, spero rifaccio meglio, bella. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.